Buonasera a tutti cari amici e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente una nuova video recensione. E di che libro vi parlerò stasera? L'avete già intravisto all'inizio di questo video. Si tratta di uno dei libri del dottor Roberto Pagnanelli, intitolato appunto in questo caso La paura di volare. Uno psichiatra ci insegna a vincere la paura di viaggiare in aereo senza l'utilizzo di farmaci. La storia che mi ha portato ad acquistare questo libro è molto bella, nel senso che io sono una persona che ha già volato, ma che ha capito nel corso dei suoi viaggi, comunque sempre viaggi non di lunga distanza, che volare appunto non le piace particolarmente. Di conseguenza, quando una carissima amica serba mi ha invitata al suo matrimonio anni e anni fa, mi sono trovata un po' in difficoltà, intanto dal punto di vista lavorativo, perché ero ancora all'inizio, non potevo quindi chiedere giorni di ferie, e poi in secondo luogo, e non ragione, voglio dire, meno importante, il fatto che prendere l'aereo per poter andare lì, comunque era una cosa che mi intimoriva. Quindi ecco che ho fatto incetta nei miei siti fidati, quelli in cui acquisto libri, ho fatto incetta quella volta di libri legati alla paura di volare, e per incetta vuol dire che ne avrò comprati una decina. Ecco che però, proprio per motivi lavorativi, poi quella volta non ho potuto intraprendere questo viaggio, da un lato con grande dispiacere, dall'altro con un po' di sollievo. Ecco che però questi libri mi tornano utili adesso. Adesso perché quest'anno invece accompagnerò alcuni studenti della scuola in cui ho lavorato in Irlanda 2 settimane e quindi mi aspettano 2 ore e 40 di volo all'andata e 2 ore e 40 al ritorno, circa indicativamente. Ecco che allora, complice anche un po' il fatto che sto spolverando e catalogando tutti i libri della mia biblioteca personale, ecco che sono rispuntati questi libri che aiutano a superare la paura di volare, ed ecco che quello del dottor Pagnanelli mi è ritornato tra le mani, insomma, tra i primi. Ecco che l'ho letto ed ecco che quindi ve ne offro una recensione. Allora, intanto quello che si avverte da questo libro è la grande personalità e il grande cuore del dottor Pagnanelli, che nel corso di tutto il libro vi segue, sembra quasi volervi ascoltare, perché all'interno del libro ci sono tutta una serie, vediamo se riesco a farveli vedere, non so se da lì si vede, però tutta una serie di questionari, di test che lui vi propone per cercare di capire che tipo di timore nutrite dentro di voi, che tipo di persona ansiosa siete, e quindi chiaramente cercando a mente lucida di capire a che tipologia appartenete, il dottore vi propone quella che è la sua soluzione. E lo fa in modo molto personale e anche introspettivo, per questo dico che è un libro rispetto agli altri che ho letto e che vi recensirò nelle prossime settimane, in cui si avverte molto la personalità e quasi la paternità dell'autore nei confronti del lettore. Molto interessante poi è la parte che non ho trovato in altri libri legati sempre alla paura di volare, parte quindi, dicevo, dedicata agli esercizi da fare durante il volo e anche prima del volo per superare l'ansia anche a livello fisico. Poi la parte legata invece a tutta una serie di medicamenti omeopatici che lui propone. Ora, interessante fino a un certo punto, nel senso che non è quello che io cerco. Io cercavo invece più informazioni, non medicinali o né, voglio dire, chimici né naturali per superare questa paura che si sa alla fine è solo una questione di testa e anche di abitudine. Anche l'abitudine, lo sapete, no? Che rende tutto molto più semplice. Oltretutto, essendo un soggetto fortemente allergico, mai mi sognerei senza prima il benestare del mio allergologo di assumere qualsiasi altra cosa. Infatti, badate bene, il dottore fa una precisazione all'inizio del libro e dice appunto che sia lui che l'editore declinano ogni responsabilità circa l'utilizzo in
proprio delle ricette, eccetera, eccetera, contenute nel volume. Quindi una parte interessante, ma che poi anche effettivamente durante la lettura del libro risulta un po' noiosa, cioè sembra più un vademecum, una guida che uno può seguire o dalla quale può cercare di prendere spunto, però ad uso pratico, ecco, come lettura, così come invece ne stavo fruendo io, risulta un po' pesante, tanto che ho saltato poi, dopo aver letto delle prime due piante, tutta quella parte. Quella degli esercizi è stata molto più interessante, anche se mi aspettavo forse qualcosa di un po' più inatteso, inconsueto, però la banalità legata agli esercizi proposti, la loro semplicità ci fa capire, secondo me, ancora una volta in più che si tratta proprio solo di paure che dobbiamo avere il coraggio di superare e nessuno potrà aiutarci se non noi stessi a farlo. Sono io la prima ad esserne consapevole, infatti penso di essere una timorosa abbastanza, dico abbastanza razionale. Correndo insieme a voi l'indice posso darvi un'idea un po' più precisa del libro, così che possiate averne cognizione di causa prima di acquistarlo. Una lettura molto piacevole, ecco, tralasciando quelle parti ad uso più pratico che invece possono risultare un po' noiose. Come di consueto per tutti i libri che trattano della paura di volare, c'è la parte in cui ci si appresta, insomma si avvicina al giorno in cui state per prendere l'aereo, si tratta della reazione psicologica di fronte al volo, i preparativi, poi si parla delle varie fasi del volo e poi c'è tutta questa parte enorme, vedete, da pagina 89 a pagina 174, in cui si parla di medicamenti e esercizi da fare. Effettivamente il dottor Pagnalelli non scende proprio nel dettaglio della macchina aereo, cosa succede, eccetera, come invece ho letto in altri libri. Questo libro ha, sì, non so perché, è molto particolare in questo senso, però ecco, ve lo preciso perché poi magari non rimaniate delusi. Una costante di questi libri che ho letto, e quindi anche quello del dottor Pagnanelli, è quello legato alle statistiche dei viaggi aerei, quindi vi spiegano quanto viaggiare in aereo sia sicuro, quanto possiate stare tranquilli nel prendere un aereo. Interessante invece, lui vi propone sulla base di statistiche e di studi anche quali sarebbero secondo lui, e anzi secondo i dati per meglio dire, i posti a sedere sull'aereo più sicuri in assoluto, quelli con la più alta percentuale di sopravvissuti a seguito di un disastro aereo. Quindi, se devo essere sincera, il libro La paura di volare del dottor Pagnanelli è un libro legato all'aviofobia molto particolare e che si caratterizza proprio in alcune parti peculiari. Giusto per ricordarvele quali sono, secondo me, è il mio parere di lettrice. Allora, intanto i test psicologici, quelli che lui chiama questionari, che sono disseminati un po' in tutto il libro, che sono belli lunghi, che vi aiutano un po' a riflettere su voi stessi, vedete, giusto per fare un altro esempio, su voi stessi e su quella che è la vostra paura e quello che è il vostro approccio al volo. Poi tutta la parte legata alla medicina omeopatica, magari se qualcuno è già abituato a fare uso di piante o comunque in generale medicina omeopatica, ecco, può essere molto interessante, o anche per qualcuno che voglia avvicinarsi a questo genere di trattamenti. Io, che sono soggetto allergico, ripeto, me ne guardo un pochino senza indicazioni preventive dell'allergologo. C'è una parte anche legata alle pietre, sapete, no? Il potere delle pietre a livello proprio anche fisiologico. Insomma, lui abbraccia anche queste teorie. E poi c'è tutta la parte pratica, molto apprezzabile, legata agli esercizi da iniziare a fare prima, anche molto prima del volo. Lui parla addirittura di mesi prima del volo, oppure in aeroporto o sull'aeromobile. Quindi La paura di volare di Roberto Pagnanelli è un libro che può aiutarvi a conoscere meglio voi stessi, a capire il vostro profilo di persona timorosa nei confronti dell'aereo, chiaramente nell'ottica di riuscire a sconfiggere questa paura attraverso rimedi naturali ed esercizi pratici. Chiaramente, se anche voi siete capitati in questo video perché state cercando qualche rimedio, avete paura di volare, mi farete tanto contenta se lascerete un bel mi piace e un commento qui sotto, così che possiamo farci forza insieme. Se avete letto questo libro, sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Se invece pensate di averne letti di migliori
Vi prego, lasciatemi il nome dell'autore, il titolo del libro. Per me sarà sicuramente un grande toccasana leggerlo prima di imbarcarmi. Raccontatemi anche quelle che sono state le vostre esperienze, perché pensate che vi sia venuta questa paura di volare e se l'avete superata, condividete con noi il vostro grande segreto. Ciao a tutti!